Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Envy News di oggi, un studio di Comuni Virtuosi, associazione che riunisce un buon numero di comuni italiani che cercano di resistere ai tagli dallo Stato centrale, a mantenere un dialogo con i cittadini, a cercare appunto di gestire al meglio le risorse economiche, ma anche le risorse naturali, le risorse culturali, quanto un comune può offrire. E quindi sindaci che cercano il meglio per la propria comunità, per il bene comune e non solo. Allora, una ricerca per capire quanto la norma sul Green Public Procurement, cioè sui cosiddetti appalti verdi, e nell'ambito degli appalti verdi l'utilizzo dei cosiddetti criteri ambientali minimi, CAM, che sono codificati dal Ministero dell'Ambiente, che ricordo sono obbligatori per norma, ecco quanto di questo viene attuato sugli appalti pubblici in un campione di comuni esaminato. Purtroppo i risultati non sono incoraggianti, perché solo il 21% dei comuni analizzati da questo studio applica correttamente la norma, e quindi possiamo tranquillamente dire che il 79% dei comuni è fuori legge rispetto all'applicazione del Green Public Procurement e dei criteri ambientali minimi. Questo ovviamente dal mio punto di vista ha due ripercussioni. Il primo squisitamente sociale, e cioè se il primo cittadino, se colui che deve dare l'esempio, se l'amministrazione per prima non rispetta la legge, diventa molto complicato poi richiamare i propri cittadini a fare altrettanto anche sulle cose più banali. La seconda è che non è un vezzo l'applicazione del Green Public Procurement e dei criteri ambientali minimi, non sono un vezzo del legislatore, ma sono il primo passo per un adeguato rispetto ambientale, per garantire che appunto a partire dalle forniture dei propri comuni si tenga in conto di quello che è il valore anche economico dell'ambiente. Terza considerazione che faccio è che si fa tanto parlare di economia circolare e quindi di, ad esempio, riutilizzo di materiale riciclato proveniente prima ancora dalle raccolte differenziate, ma se poi non c'è nessuno che compra i materiali prodotti con materiale riciclato a partire dai comuni, diventa molto complicato alimentare l'economia circolare. Poche note positive sono che i criteri ambientali minimi, il Green Public Procurement, è applicato nel 60% dei casi per l'acquisto di carta, nel 50% degli acquisti relativi alla ristorazione e quindi alle mense pubbliche, e un po' più del 40% per il materiale elettrico, mentre siamo molto molto in ritardo con tutto il resto. Pensate, 6% dei veicoli o 5% per l'edilizia, intesa come soprattutto risparmio energetico. Quindi c'è ancora molto molto da fare. Io mi auguro che a partire, visto che ci sarà un'importante scadenza elettorale amministrativa fra 2 mesi, che i sindaci che si candideranno metteranno al centro i temi ambientali, ma anche il rispetto della norma. Vi ringrazio, vi do appuntamento domani. Ciao ciao!